La cifra delle mie opere si può riscontrare nel senso della storia. È una sorta di dialogo con la storia, un dialogo fatto al presente, ma un dialogo anche rivisitato attraverso la memoria. E Venezia, da questo punto di vista, si presta perfettamente a fare da ponte tra l'antichità, l'età bizantina e il presente. Il dialogo in fondo implica proprio questo nostro senso della memoria, senso della e capacità della rivisitazione delle nostre radici. Purtroppo noi siamo abituati a una sorta di arte fin dalla prima vanguardia italiana, il futurismo, che voleva fare tabula rasa del passato, soprattutto i futuristi contro Venezia passatista. Ecco, il senso di questa mostra è proprio quello di rivisitare invece la memoria individuale e collettiva attraverso il linguaggio della pop art. La mostra di Andrea Valleri si divide in quattro tappe. La prima presso la sede di Bevilacqua La Masa in piazza San Marco, la seconda a Samos presso il Museo Archeologico di Vat, la terza a Palazzo Crisogelu a Messolonghi e infine la quarta al Museo Epigrafico di Atene. Venezia Classica Byzantium è un titolo che richiama una precedente definizione data dal cardinale Bessarione quando appunto parlava di Venezia Alterum Byzantium per sottolineare la continuità tra Venezia e la cultura dell'Impero Romano d'Oriente. Io penso che questa continuità sia ancora più lunga. Penso che già l'impero bizantino si sia fatto interprete dell'antichità classica, quindi i miti, le impostazioni di pensiero, le filosofie dell'antichità classica rivivono attraverso la cultura cristiana, la cultura bizantina. Ecco perché Venezia è stata scelta come luogo ideale per creare questo ponte tra l'antichità, l'epoca bizantina, la modernità e soprattutto la dimensione del contemporaneo, di questo mondo globalizzato che spesso sembra perdere la sua identità, sembra un mondo quasi privo di connotati storici, una open society dove tutti assomigliano a tutti. Il senso di questa mostra invece è quello di sottolineare la identità proprio nella globalità. Le opere di Andrea Valleri sono ricche di significati riferibili ad archetipi e lettere, ovvero riconducono ad un'anamnesi comunicativa contemporanea, modulare e diacronica, che attinge dal recupero della memoria storica stessa. Presentano segni in modo tale che il pubblico destinatario possa interpretare in maniera univoca le idee dell'artista. Andrea Valleri attinge ai miti antichi, alla loro capacità diacronica di esplorare il futuro.